Bene, buonasera, buonasera a tutti i nostri web ascoltatori. Eccoci qua per la puntata consueta di Spazio Società Libera. Io do il benvenuto e buonasera a Vincenzo Lita. Buonasera Vincenzo, benvenuto. Buonasera a voi. Io sono mancato per qualche settimana, ma adesso sono ritornato di nuovo sugli schermi di Liberi.tv e stasera ho il piacere di condurti in questa trasmissione, dove parleremo di due argomenti, uno consuntivo e un altro preventivo. Quello consuntivo è un po' un bilancio dell'iniziativa che sta portando avanti da 5 anni Società Libera, che è la Marcia Internazionale per la Libertà dei Popoli Oppressi, arrivata alla quinta edizione. Quello preventivo invece sulla nuova grande e importante iniziativa di Salerno fra qualche settimana, di cui ci parlerai fra poco. Quindi, Vincenzo, passo subito a chiederti speditamente un bilancio di questa marcia che si è svolta a Roma in contemporanea in altre capitali europee. E raccontaci un po' com'è andata, quali sono le prospettive, un bilancio, insomma, di questa iniziativa che sono 5 anni che porti avanti con amorevole dedizione. Proprio amorevole dedizione, hai ragione Marco. Beh, intanto il tempo non c'è stato, il clima non c'è stato favorevole, perché 4 marce su 5 si sono svolte sotto la pioggia e quindi depotenziando un po' anche il numero dei partecipanti. A voler essere molto realisti, dico che ci sono sicuramente degli elementi di soddisfazione e degli elementi di non soddisfazione. Devo dire che una cosa che mi ha colpito molto, tu non c'eri a Roma quest'anno, è stato poche ore prima dell'inizio della marcia ricevere un messaggio di Rebbi Agadir. Un messaggio di Rebbi Agadir che abbiamo letto poi dal palco a fine marcia, e in cui esprimeva tutto il, come dire, la sua vicinanza a Società Libera e all'opera che Società Libera in questi anni ha portato avanti, appunto, coordinando queste marce. Non me l'aspettavo, anche se tu ricorderai che l'anno scorso Rebbi Agadir era presente Sì. a Roma e ha guidato la marcia. Quest'anno, per problemi suoi, ha dovuto rimanere negli Stati Uniti, però ci ha mandato questo affettuosissimo messaggio, che la prendo, come dire, un grande sprono per Società Libera, perché sentirsi ringraziare da un leader di statura mondiale come quella, come è Rebia, e via dicendo, diciamo che per Società Libera è stata una gran bella soddisfazione. Questo come primo elemento positivo della marcia. Volendo fare un discorso più complessivo, io ho detto anche quest'anno dal palco, Società Libera, perché, a che cosa ha cercato di portare avanti in questi anni con l'organizzazione di queste marce per la libertà, di raggiungere alcuni obiettivi. Primo, mettere insieme varie comunità che non erano abituate a stare insieme, non erano abituate, come dire, a manifestare per la libertà, intesa in senso lato, oltre che per le loro rispettive libertà legate ai fattori contingenti dei loro paesi o per i loro popoli. E qui devo dire che la soddisfazione c'è tutta, perché quest'anno è stato veramente significativo a Roma vedere dialogare uno dal palco e l'altro dal pubblico, perché non era il suo momento per parlare, l'esponente della comunità siriana che fraternizzava con l'esponente della comunità iraniana. È stato un gran bel vedere da questo punto di vista. E questo sicuramente, moltiplicato anche per le altre città, è sicuramente un obiettivo ormai consolidato e raggiunto per quanto riguarda le marce. Ci sono altri due, come dire, però, fattori. Se questo è sicuramente un fattore di grande soddisfazione, altri due non sono altrettanto soddisfacenti, se vogliamo fare un ragionamento non autocelebrativo, ma vero, reale, che tiene conto di quello che succede sul campo. Le marce dovevano coinvolgere, avevano l'obiettivo di coinvolgere anche i non addetti ai lavori, quindi la gente comune, come la chiamo io, no? La massaia di Voghera, avvicinarla al problema dei diritti umani.
e delle Signora libertà Maria. di popoli lontani, la signora Maria. E beh, qui l'insoddisfazione c'è tutta, perché alle marce, ma non solo a Roma, ma dico anche forse un po' meglio nelle altre città rispetto a Roma, come dire, di gente se ne vede poco. Evidentemente non siamo noi forse capaci di portare avanti un'azione di coinvolgimento e di convincimento per far manifestare la gente su questi temi. Capiamo Posso anche che il problema è. farti una domanda? Perché E come no? io penso che questo problema qua, allora, in un paese come l'Italia, i diritti umani negli ultimi anni, forse da qualche decennio pure, non è qualcosa che tira molto. E Sì. forse anche in Europa non è qualcosa che tira molto. Però vi è anche da dire, quanti articoli il Corriere della Sera, la Stampa, Repubblica, il Secolo XIX e cose similari hanno dedicato a questo evento? Beh, direi che c'è stata solamente la settimana prima una mia intervista al Corriere della Sera in cui ho dato annuncio e notizia della manifestazione di Roma, invitando, come dire, poi per cortesia del giornale, come dire, sono state date anche delle indicazioni sulla marcia di Roma, ma evidentemente gli articoli che escono nelle pagine politiche del Corriere della Sera non vengono lette se non dagli addetti ai lavori, anche qui, e Certo. non dalla gran massa del pubblico, e via dicendo. Quindi E sicuramente c'è. in più, Vincenzo, c'è anche da dire, TG1, TG2, TG3, 4, 5, 6, 7, tutti i numeri che vogliamo, quanti servizi hanno dedicato alla marcia? Nessuno, quello sicuramente nessuno, a parte Radio Radicale che ha dato cenno e ha dato informazione sulla marcia, quello nessuno, perché lì abbiamo una informazione radiotelevisiva che in questo paese sarebbe tutta da ripensare, voglio dire, basta vedere che i telegiornali, come dire, ogni giorno continuano ad ammorbarci, che questa è la Forse parola giusta, dei fatti di cronaca successi anche anni addietro, insomma. Diceva. sarebbe bastato probabilmente un minuto sul TG1 per probabilmente portare forse anche qualche migliaio di persone a queste marce. Ma sa, non credo. Fermo restando però un problema che proprio il discorso dei diritti umani non tira. Cioè, hai voglia che tu vedi le immagini delle stragi quotidiane in Siria tutti i giorni, la bomba, l'attentato terroristico di oggi, cioè, notizie che si rincorrono tutti i giorni. Cioè, ci dobbiamo anche, noi addetti ai lavori, prendere atto che i diritti umani tirano poco, come Questo è fuori discorso. attenzione da parte delle persone. E questo è un grosso problema. E come uscirne è la sfida forse dei prossimi anni. Questo è fuori dubbio, le piazze non si riempiono sul tema dei diritti umani, sicuramente. Io le ultime volte che ho visto, come dire, una mobilitazione di massa su temi di politica internazionale in Italia, ero giovane, andavo all'università, ero al primo anno d'università ed è stato per la guerra del Vietnam, no? Al di là della guerra del Vietnam, voglio dire, mai nessuno si è sognato, come dire, di scendere in piazza, di manifestare per argomenti di carattere internazionale, al di là anche dei diritti umani. Questo sicuramente, quindi c'è una tradizione non favorevole in questo paese. E quindi E adesso quindi Società devo. Libera per il prossimo anno darà un appuntamento oppure ripenserà questa iniziativa? Società Libera darà ancora questi appuntamenti e cercheremo di farne, invece che in cinque capitali, di farne anche in qualcuno in più. Ma questa sera, come dire, sono anche, vi è ancora un aspetto, ne abbiamo detto, uno molto positivo rispetto alle comunità, uno negativo rispetto alla gente, come dire, del luogo, agli indigeni, e ce n'è ancora uno negativo che vorrei trattare un attimo con te, che è riferito al Certo. mondo liberale nel suo complesso. Perché anche lì non risponde, come dire, questi liberali italiani così sensibili alle libertà, come dire, libresche, fatemi passare il termine, così sensibili alle libertà quando si tratta di ragionare in termini politici nel paese, no?
Adesso si sente dire che ci vuole ricambio di classe dirigente, libertà di qua, libertà di là e via dicendo, La però rottamazione. guai rotamazioni varie, mai ad occuparsi di problemi di libertà che vanno al di là del Brennero, perché, come dire, il nostro interesse per la libertà finisce a Brennero, evidentemente. E quindi questo è un altro aspetto dolente del ragionamento che facevamo. Un quarto, che è un po' quello, come dire, che ci spinge ad andare avanti ancora di più. C'è stato, senza fare, come dire, nome e cognomi, dopo la quinta marcia adesso, c'è stato qualche interessamento da parte di alcuni esponenti del Parlamento europeo. E allora abbiamo buone speranze, forse, Marco, di avviare quel iter, perché anche lì ci vorrà un iter burocratico, come in tutti i parlamenti del mondo, per riuscire ad ottenere la giornata europea per la libertà dei popoli e delle minoranze oppresse. E questo sarebbe un gran bel risultato, che può darsi che riusciremo a portare avanti verso la fine, mi dicono, del 2013. Si tratta di avviare sin dalle prossime settimane un lavoro di lobby, nei confronti dei gruppi parlamentari presenti a Strasburgo, però può darsi che adesso abbiamo imboccato la strada giusta. E questo, come dire, sarebbe veramente un regalo che una piccola associazione di cultura liberale come Società Libera potrebbe fare, prima alle comunità che ci hanno dato una mano, in questi anni nell'organizzare le marce, e secondo noi stessi in quanto liberali. Mi sentivo di Ho dare capito. questa buona notizia, come dire. E questo è un po'. Assolutamente. Questa è un po', come dire, la sintesi di queste cinque marce, che per l'amor di Dio, anche, come numero, anche esse sono state, come dire, una bella soddisfazione, perché tu ricorderai, siamo partiti con una, poi tre capitali, adesso Certo. cinque, e via dicendo. E quindi, come dire, può darsi che se nel corso del 2013 noi riusciremo a portare a casa questa giornata per la libertà delle minoranze e dei popoli, in cui potremo festeggiare, quindi farci le marce per festeggiare appunto quanto sarà stabilito e indicato questo giorno, e via dicendo, sarà una gran bella soddisfazione per tutti noi che ci abbiamo lavorato. Certo. Va bene. Se non hai altro da aggiungere sulle marce, io introdurrei il secondo argomento della puntata di oggi, che è particolarmente pregnante, poiché Società Libera e tu stai, insomma, lavorando ad un'iniziativa molto importante, la location dove si svolgerà è, a Salerno, e da qui a qualche settimana, lascio a te dire il resto. Lasciami dire il resto. A qualcuno potrebbe sembrare, come dire, che passiamo dai diritti umani al crimine organizzato. Il tema condotto, il filo conduttore è sempre lo stesso, della libertà. Certo. Qui ci occupiamo della libertà, in modo particolare degli altri, per chi non ha libertà politica, di religione, di movimenti, e quant'altro, e continuiamo a occuparci di fatto dello stesso tema, che però questa volta ci riguarda in prima persona e molto più da vicino, che è la libertà dal crimine. Sempre di libertà parliamo, no? E ne Questa parliamo è evidentemente. la libertà fondamentale, perché nelle regioni del No, sud, libertà. se parliamo di criminalità organizzata, è anche un problema proprio di libertà. Infatti, quello mi hai preceduto, infatti stavo dicendo proprio questo, parliamo sempre di libertà naturali e di libertà individuali, perché se ai tibetani non è dato muoversi in Tibet, o agli uiguri non è dato muoversi più che tanto, nel Turkestan orientale, beh, adesso assistiamo, guardiamo che ci sono grossi problemi. Società Libera lo va dicendo da qualche tempo, l'abbiamo messo in bella mostra come
primo link sulla prima pagina del sito di Società Libera che in alcune regioni meridionali soccombe la libertà individuale. Sì, Qui proprio di libertà individuale. è uno slogan molto bello, infatti, proprio sull'home page di Società Libera. Approfittiamo anche per dare un'indicazione ai nostri web ascoltatori: www.societalibera.org, cioè proprio la prima cosa che si vede, ma da tantissimo tempo, è Calabria, Campania, Puglia, Sicilia soccombe alla libertà individuale. Perché soccombe alla libertà individuale? A causa della criminalità organizzata. Quindi, cosa ti organizza Società Libera a Salerno fra qualche settimana? Così incominciamo a dare Ma pure la data. sì, infatti, ma volevo solamente chiudere un attimo il discorso della libertà individuale e quanto Certo. noi abbiamo utilizzato, messo in pratica e messo in evidenza questo slogan sull'home page di Società Libera, sembrava quasi, come dire, tirato un po' per i capelli, no? Qualcuno non avvezzo alle cose del mezzogiorno più che tanto, diceva, beh, insomma, soccombe alla libertà individuale sembra un po' grossa come affermazione. L'altra sera, per puro caso, ieri sera se non mi sbaglio, sì, ieri sera, ho avuto modo di assistere in un telegiornale, non mi ricordo quale dei tanti, a nottetempo, ad un'intervista fatta dai parenti di quel giovane che è stato assassinato, sembrerebbe per sbaglio, nella estrema periferia nord di Napoli, in una faida che è in corso tra scissionisti e non. Per il controllo del crimine e dello spaccio della droga. Sì, ci sono stati oggi i E funerali. ecco, io non li ho visti perché stavo qui tutto il giorno, ma ieri sera sentivo appunto uno di questi, era una donna, se non mi sbaglio, una cugina del morto, e via dicendo, che parlava di assenza della libertà. Dice, a questo punto noi abbiamo paura anche ad uscire di casa. A proposito di diritti naturali e libertà individuali, quindi non era tanto tirato per i capelli, come dire, l'affermazione di Società Libera sul suo sito. Qui viene messa in discussione proprio l'agibilità, no? Il poter fruire liberamente di alcuni spazi in alcune aree del Mezzogiorno. Se esci di casa Vincenzo, devi stare attento, no? A chi Vincenzo, incontri. Dimmi. è tanto vero è quello che dici, perché poi magari non ci si sofferma sulle cose, ma chi vive in questa regione, soprattutto in alcuni quartieri, tanti purtroppo, di tantissime città del sud, questo è un problema reale. Io non, cioè, non si dimenticherà mai il bambino di 11 anni ucciso su un campo di calcio perché c'erano dei killer che nell'intento di andare ad ammazzare una persona, cioè, non, cioè sono andati proprio sugli spalti di questo campo di calcio e per Sì, sbaglio hanno ucciso un ragazzino di 11 anni. Ma questo sventurato che ci ha rimesso la vita a Napoli adesso è l'ultimo di una serie lunghissima, una infinita. serie. Quindi, esatto, quindi oggi è toccato a lui, domani può toccare a me, può toccare a chiunque, per caso, per sbaglio. E quindi è veramente un problema di libertà. E E questo è il qui, caso quando. più estremo di negazione della libertà individuale, Certo. evidentemente se lo uccidi e via dicendo, ma non è l'unico esempio, perché non c'è libertà individuale in alcune attività commerciali, perché ci sono alcune zone del nostro paese in cui mi dicono che sei obbligato anche a fare rifornimento di benzina presso tale distributore anziché presso tal altro. E allora voi capite che qui c'è un problema di controllo del territorio, via dicendo. Però andiamo avanti un attimo con ordine. Tu mi invitavi a dire, allora che cosa? Allora il 10 di novembre, sabato 10 novembre alle 9:30, presso il Salone della Provincia di Salerno, terremo questo convegno appunto dal titolo Stato e criminalità. Per fare Chi che cosa? parteciperà? Allora, parteciperanno alcuni magistrati impegnati in prima fila sulla lotta al crimine organizzato, nella fattispecie il direttore dell'antimafia del distrettuale di Napoli, il procuratore della Repubblica di Salerno, parteciperanno alcuni accademici, tipo puro caso, voglio dire, fanno.
fanno parte del comitato scientifico di Società Libera, il professor Ernesto Savone, criminologo della Cattolica di Milano, e poi direi quello che viene comunemente considerato il massimo esperto in questo momento, anche se è un giovane professore dell'Università di Pisa, a proposito della corruzione politica e della corruzione pubblica. Dei giornalisti e dei rappresentanti del mondo imprenditoriale. Questi sono i partecipanti. Ah, dimenticavo, tra i più significativi, evidentemente, anche il vicepresidente della commissione bicamerale antimafia, che è il senatore De Sena, che tu dovresti conoscere bene, visto che prima di fare il senatore e occuparsi di bicamerale e di crimine organizzato era stato prefetto a Reggio Calabria, no? E quindi una cosa Sciolto, che sciolto, sciolto per, come consiglio comunale nei giorni scorsi, sciolto per infiltrazione mafiosa, tanto per gradire. infatti tanto per gradire. Quindi un convegno, ma in questo paese, caro Marco, di convegni se ne fanno tanti, voglio dire, questo io dico sempre che questo paese per alcuni aspetti è diventato una sorta di convegnificio, no? Che se vai a guardare quanti convegni ci sono ogni giorno organizzati da parti politiche, associazioni, fondazioni e quant'altro, come dire, sembra che qui non lavori più nessuno perché è un convegno continuo. Che poi, nella maggior parte dei casi, lasciano il tempo che trovano perché i convegni si fanno, nella maggior parte dei casi, appunto, senza una tesi precostituita, cioè non si capisce perché si fa il convegno. E quelli che io chiamo poi convegni passerella, no? In cui si fanno le sfilate dei relatori. Società Libera si pecca, si vuole, come dire, illudere di non fare un convegno passerella, ma vuole arrivare a concludere qualcosa di concreto. Allora, innanzitutto non vuole essere un convegno denuncia sulla criminalità organizzata. Sarebbe banale e oltremodo ripetitivo andare a Salerno e da quel palco raccontare che esistono quattro mafie, che non c'è il controllo del territorio Sono brutti e e cose di cattivi. questo tipo. Tutti brutti e cattivi, e che dobbiamo fare, dobbiamo sperare, dobbiamo Questo lo sappiamo coinvolgere. già. Lo sappiamo già. E poi chi vive in quelle zone lo sa molto meglio di chi vive a Milano come me. Certo. Sarei Vabbè, anche anche se a fuori sede. Milano. Poi se vuoi lo facciamo nel ragionamento. Perché sta in coda al convegno un ragionamento su Milano in qualche modo. Quindi non un convegno di denunce, ma non vuole essere neanche un convegno celebrativo. Io l'ho detto già una volta, ho assistito via internet, via web, ho assistito a un convegno tenutosi alla Camera qualche settimana fa, in cui c'erano tra gli addetti ai lavori più significativi, introdotto dal presidente della Camera Fini, c'era il capo della polizia, c'era il ministro degli interni, c'era un magistrato e c'erano un paio di politici, oltre a Fini. La conclusione è che siamo sulla strada buona. Perché avendo la migliore polizia del mondo, come diceva il capo della polizia, avendo la migliore magistratura del mondo, ma non esagero, le espressioni sono queste, Sì. sono state queste. Lo Avendo la sentivo anch'io. migliore magistratura del mondo, diceva il magistrato, avendo la migliore legislazione anticrimine, dicevano i politici, siamo messi sulla strada buona. Come dire, se io fossi stato presente, molto probabilmente, venendo meno le regole del buon ascoltatore, mi sarei alzato in un impeto, in un modo di impeto, e avrei chiesto: e allora com'è che abbiamo pure quattro mafie? Più quelle straniere, no? In qualche modo. Mi posso Quindi, quando intendo. permettere, Vincenzo, no, quello che dici appunto è tanto vero, lo dico per l'ennesima volta, che poi tu guardi un po' gli atti del Parlamento e trovi la relazione di mezzo termine, diciamo, no, della commissione antimafia, dove invece tu vai a vedere che è un disastro totale, cioè
Si ride per non piangere davvero, cioè l'Italia è un disastro totale, cioè noi potremmo avere pure la legislazione migliore del mondo, ma gli facciamo un baffo, questo è il punto. Infatti, allora non si capisce perché siamo messi in questi termini e via dicendo, ma perché, per tornare al discorso delle celebrazioni, spesso si fanno i convegni, come dire, sulla stessa falsariga di come si fa l'informazione. Spesso noi assistiamo all'informazione, specialmente di quella televisiva, che con grande enfasi spara abbastanza spesso. Che è stato arrestato uno dei primi 20 latitanti e via dicendo. E voglio arrestare uno dei primi 20 latitanti, quindi dovresti arrivare ad arrestare uno dei primi 100.000 addetti ai lavori tra le quattro mafie. Quindi che tu ne arresti uno dei primi 20 ci sarà il 21esimo, il 22esimo e così di seguito, fino ad arrivare a dei numeri molto significativi. Quindi non ha nessun senso pensare che la lotta alla criminalità sia una lotta che stiamo vincendo. E quindi il In taglio que diverso che dovete dare a questa iniziativa qual è? Abbiamo Allora, purtroppo soltanto 3 minuti. È 3 minuti, ho capito passata bene, mezz'ora. 3 minuti, Tre sì, minuti. un taglio diverso e qui arriviamo. Allora, molte battaglie, come ha detto oltretutto il Presidente della Commissione bicamerale antimafia, Pisano, sono state vinte, ma non è detto che noi vinceremo la guerra. Per vincere la guerra qui c'è bisogno di uno sforzo unitario di tutto il Paese. La lotta alla criminalità la si deve fare avendo a disposizione tre leve. La leva sicuramente della repressione, una leva che riguarda lo sviluppo economico, assecondando il paese, parti del paese, nella fattispecie stiamo parlando del Mezzogiorno, nella sua vocazione naturale dal punto di vista dello sviluppo economico, senza forzature, ricordiamoci le cattedrali del deserto che non hanno portato a nulla, se non, come dire, allo sfascio di alcune aree, e cosa molto più importante, la leva culturale, che significa, come dire, lavorare, ma non tanto sulle nuove generazioni, perché io non credo a questo giovanilismo imperante nel paese. Lavorare sulle nuove generazioni non significa andare nelle scuole e spiegare che c'è la mafia, perché saranno sempre tutti contenti se invece di fare un'ora di matematica in meno agli studenti faranno un'ora di informazione sulla mafia. Poi che esiste la mafia in alcune zone lo sanno meglio gli studenti che vanno per strada che gli addetti ai lavori e gli esperti. Quanto dico la leva culturale significa far passare un ragionamento nel paese che essere vicini al crimine organizzato deve essere un qualcosa che viene percepito, deve essere percepito come non vincente. Sia sul piano economico, perché lì deve funzionare il contrasto quotidiano delle forze dell'ordine, ma deve essere non vincente sul piano dell'immagine personale. Se tu sei vicino al crimine organizzato, sei una persona che vale poco, in qualche modo. Adesso tu mi hai dato 3 minuti come scadenza, me ne sono mangiati due, me ne resta uno, per cui questo anche Uno. io, come dire, ho fatto. Come dire, mi fermo al piano dello slogan. Allora, tre leve: cultura, repressione e sviluppo economico. Lo Stato è stato sempre molto presente per quanto riguardava burocrazia e qui corruzione, e quindi qui si aprirebbe tutto un grosso capitolo sulla corruzione politica e sul malaffare politico, che sicuramente è l'humus su cui, come dire, prospera e si amplifica il crimine organizzato, perché il crimine organizzato avrebbe dei grossi problemi se non avesse uno Stato, come dire, e una classe politica che spesso ha fatto da scendiletto ad alcune cose, no? Allora qui il problema non è ragionare, vengo alla conclusione, tanto sull'esistenza del crimine, è ragionare su quale deve essere il ruolo dello Stato in una situazione siffatta. E se noi pensiamo che la lotta alla criminalità sia appannaggio solamente delle forze dell'ordine e della magistratura che ha svolto un'attività egregia in alcuni momenti, in alcuni casi, di supplenza, perché tutti gli altri apparati dello Stato non c'erano,
E se noi pensiamo di continuare su questa strada, io allora dico, portando a compimento il dubbio del senatore Pisano, che molto probabilmente forse vinceremo altre battaglie, ma alla fine perderemo la guerra. Bene, Vincenzo, purtroppo il tempo è saluto e ritorneremo su questo argomento nella prossima puntata di Spazio Società Libera sugli schermi di Liberi.tv. Ricordiamo, io voglio ricordare di nuovo l'appuntamento 10 novembre 2012, ore 9:30, Salone della Provincia a Salerno, convegno Stato e criminalità, ci sarà un taglio diverso dal solito, organizzato da Società Libera, ci sarà Vincenzo Lita. Ricordo il sito internet di Società Libera, www.societalibera.org. Vincenzo, grazie della tua presenza. Alla prossima puntata Grazie a e voi. arrivederci ai nostri web ascoltatori. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.